All'inizio della stagione autunnale inizia anche la stagione riproduttiva del cervo. E già dalla prima decade di settembre si possono ascoltare i primi bramiti dei maschi che iniziano a delimitare la loro area di azione. Nel corso di questo filmato cercheremo di valutare, con l'aiuto delle immagini, il significato e la complessità comunicativa di una delle manifestazioni vocali più potenti e suggestive della fauna selvatica italiana. La descrizione delle varie tipologie di bramito che ascolterete è frutto di osservazioni personali e conseguente all'analisi delle riprese filmate effettuate nel corso di 3 stagioni riproduttive in un'area ad elevata densità di maschi bramitanti, situata nell'Appennino romagnolo. I bramiti emessi solo dai maschi sono solitamente diversi l'uno dall'altro. Assumono infatti peculiari caratteristiche di tono, intensità e durata in funzione di molteplici fattori influenzanti. Quali l'età del maschio, il rango sociale conquistato, la condizione psicologica e le necessità comunicative del momento. Si può quindi ragionevolmente ritenere che queste caratteristiche del bramito siano in qualche modo correlate alle caratteristiche psicofisiche del maschio in questione. I maschi dominanti, intendendo con questo termine quei soggetti che hanno un ruolo di primo piano nella suddivisione del territorio, emettono bramiti potenti.
Con la progressiva diminuzione dell'età e del rango sociale, il bramito tende a diminuire di intensità e ad aumentare in durata, mentre la tonalità tendenzialmente meno grave è comunque maggiormente influenzata da caratteristiche fisiche individuali. Può anche capitare di assistere a bramiti di maschi molto giovani, che in conseguenza di una precoce maturità psicologica si cimentano temerariamente nei loro primi bramiti. Sono di solito animali vigorosi, che diventeranno probabilmente dominanti, ma che al momento emettono bramiti poco potenti. Prolungati e con frequenti cambi di tonalità. Nelle operazioni di censimento rappresentano un elemento di disturbo, poiché un censitore inesperto potrebbe registrarli come maschi riproduttori. Fortunatamente però sono eventi non molto frequenti. Di norma, i maschi che non hanno accesso alla riproduzione, durante gli amori sono molto taciturni e prudenti. Ascolteremo ora alcuni bramiti che potremmo definire tranquilli e sono quelli che si possono ascoltare all'inizio della stagione, quando ancora non ci sono femmine prossime all'estro, oppure emessi da maschi in fase di riposo o di alimentazione. O anche nei momenti di stanca che si collocano durante le ore diurne e in quelle centrali della notte. Questo tipo di bramito è piuttosto blando e prolungato. Può essere costituito da diverse brevi emissioni in successione. E termina spesso con una molto breve e debole. Le fasi di maggiore attività di bramito sono due. Una in prossimità dell'alba, in corrispondenza della fase di rientro delle femmine dai siti di alimentazione.
e una di intensità ancora maggiore che si verifica nelle ore prossime al tramonto e in quelle immediatamente successive, quando le femmine si mettono in movimento per raggiungere le aree di pascolo. Il maschio le precede, mentre nel rientro le segue, bramendo per sgombrare la strada da eventuali concorrenti. I bramiti sono più aggressivi, spesso accompagnati da segnali minacciosi, come la carica contro cespugli e piccoli alberi. Lo strofinamento dei palchi contro il suolo. Ed è più frequente una tipologia di bramito chiamata tosse, emesso come estrema minaccia, una sorta di ultimatum nei confronti di maschi che si sono avvicinati troppo. Nel caso in cui un altro maschio si stia avvicinando troppo, il maschio padrone di casa emette un singolo colpo di tosse, breve e secco, seguito da un bramito o dalla tosse. Per cacciare un maschio col quale sono già state definite le gerarchie e che sta superando il limite territoriale consentitogli, viene usata una rapida successione di brevissime vocalizzazioni. Che somigliano a un rimbrotto bonario. Per analizzare in modo esaustivo tutte le tipologie di vocalizzazione a cui si assiste nella stagione del bramito, occorrerebbe molto più tempo di quello che abbiamo ora a disposizione. Terminiamo quindi mostrandovi un caso fortunato di risposta ad un bramito di richiamo. Per emettere questi richiami utilizzo un corno cavo di toro. Il maschio in questione, che chiamiamo Caruso per via della voce bassa e potente, è piuttosto giovane. Avendo visto Caruso allontanarsi dalla sua zona in direzione di una pozza, mi sono sistemato a ridosso di un cespuglio, in una zona fra la pozza e il suo territorio, emettendo un paio di bramiti. Ho sentito quasi immediatamente alcune risposte un po' stizzite. Poco dopo ho intravisto la cima dei palchi. Stava tornando e anche piuttosto arrabbiato.
È sbucato molto vicino e dopo aver bramito di nuovo ha iniziato a perlustrare visivamente il territorio. Ad ogni passaggio con gli occhi fissavo il punto dove mi trovavo, ma poi, classificatomi forse come cespuglio, continuava a guardarsi attorno. Non vedendo rivali, è avanzato ancora alla mia destra. Bramendo si è affacciato su di una vallecola per cercare di scorgere i palchi del potenziale concorrente. I miei sono fortunatamente invisibili. Si è spostato ancora un po' verso di me e riaffacciatosi ha iniziato a marcare raspando a terra coi palchi. Poi bramendo si è mosso e ancora nella mia direzione. Quando è sbucato da dietro l'albero eravamo vicinissimi. È avanzato ancora un po' mettendosi in pieno sole. Il vento era buono e sentivo forte l'inconfondibile puzza di caprone. Cominciavo ad avere i muscoli indolenziti e faticavo a restare immobile. Vedevo benissimo le tracce di fango sul corpo e sui palchi. Poi si è mosso ancora, ma gli è arrivato all'improvviso il mio odore, che per lui deve essere una cosa schifosissima, ed è schizzato via. Neanche il tempo di stirare i muscoli che lo vedo tornare. Sbuca da dietro l'albero fissandomi incredulo. Avanza, ma ancora quell'odoraccio. Non mi sono ancora ripreso dall'emozione che sento un rumore dalla parte che è contro luce. È ancora lui che torna a vedere. Mi gira quasi attorno scrutando nella mia direzione. Emette un bramitino poco convinto e torna a scrutarmi. Fa degli strani cenni con la testa. Sembra dirmi: chi sei? Che ci fai qui? Come ti sei permesso di prendermi in giro? Poi, sdegnato, si allontana.